Mi chiamo Sergio Pizzo, ho 28 anni, vivo a Cervignano e ho frequentato la biblioteca di Cervignano. Beh, la biblioteca alla quale sono più affezionato in assoluto, anche perché è la mia biblioteca, è la biblioteca di Cervignano. Poco da fare. Sono venuto qui che ero piccolissimo, ero in seconda media quando sono venuto a Cervignano e una cosa bella della biblioteca è che il piano di sotto è adibito più ai ragazzini un po' più piccoli che devono fare tanti lavori di gruppo, fare un po' di casino, cioè parlare, ma è normale. Invece il piano di sopra era per i grandi, cioè per quelli delle superiori o università. Quindi sopra proprio non ci andavamo, a meno che non era nell'aula informatica, che appunto lì dovevamo fare lavori sempre per la scuola. Però era bello perché era un punto in comune, cioè ci riunivamo. E senza dover per forza andare a casa di Tizio, a casa di Caio, anche volendo una sciocchezza che un compito, una raccolta, un qualcosa. Lì invece qui in biblioteca è stato un punto di incontro sempre, tanto che anche se poi non c'erano da fare ricerche, ci riunivamo lo stesso a studiare anche piccole cose. Poi questa cosa qua è andata a protrarsi poi per le superiori, per poi andare a finire anche all'università. Ed è bellissimo perché poi ci siamo sempre trovati con persone che studiavano tutto. Fuorché la tua materia, cioè ingegneri, chimici, fisici, matematici, anche perché ognuno faceva il proprio, studiavamo e poi quando c'era da far pausa, poi ce la raccontavamo, staccavamo un po' la testa e parlavamo di tutto e di più. Cioè, sai che se un ragazzo ha problemi a studiare da solo, prova ad andare in biblioteca. Magari vedendo anche gli altri che studiano ti carichi, cioè ti viene anche più voglia.